Buonasera a tutti, eccoci per la nostra nuova diretta. Questa sera diretta ricchissima, come sempre sto parlando senza sapere se ci siete, quindi diamo qualche minuto e intanto finché diamo qualche minuto estraiamo l'energia del giorno con le nostre maghe. Cosa mi mettono davanti? Io vorrei sapere perché Issa, 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 Issa. Boh, un'energia molto particolare oggi, oserei dire, ma e va molto bene però con quello della quale vi devo parlare tra pochissimo. Adesso ne parleremo. Ciao Ilaria, ciao Martina, eccoci. È perché questa sera ho praticamente davanti un numero di schermi quasi improponibile, sembro la NASA come ogni volta, ormai ho schermi ovunque, quindi se ogni tanto mi vedete guardare qua, ciao Alessia. Ciao Narita, eccole qua. E adesso parliamo un attimino, intanto vediamo questa energia che è uscita oggi. Oggi è uscita l'energia Issa, che è l'energia del gelo, che è l'energia della riparazione e che è l'energia che ci porta a guardarci dentro, a fare un po' di riflessione. È un'energia che ci dice di non andare. Ciao Sabrina! È un'energia che ci parla proprio di riflessione, di guardarci dentro, di riparazione ed è un'energia estremamente lunare. Adesso vi parlerò proprio anche della luna e di quello che ci può, dei transiti di questo momento. Per quanto riguarda la festa della donna, faccio gli auguri ovviamente a tutte le donne. E poi però ne parliamo, poi parliamo, ci prendiamo un attimo per fare una riflessione, appunto, per riflettere, per guardarci dentro e fare una riflessione rispetto a una serie di cose che reputo giusto, soprattutto in quest'anno, soprattutto con tutto quello che abbiamo visto, soprattutto iniziare a discutere in maniera un po' importante, insomma, iniziare a dare voce a quelle che sono però non in maniera. Non in maniera sciocca, in maniera assolutamente riflessiva e determinata. Quindi questo è quello che vorrei fare questa sera. Saluto tutti, sto vedendo un po' di qua, un po' di là. Ciao a tutti, quindi se vedete la mia faccia che un colpo guarda a destra, a sinistra, a centro, tranquillo, tutto nella norma. Due cosine tecniche velocissime per chi ci segue, per chi ha fatto con noi tutti i lavori energetici e compagnie, e chi aspetta soprattutto di vedere masterclass e sblocchi. Stiamo lavorando alacremente tutte quante, tutti quanti, sabato, domenica, non c'è stato un momento in cui ci siamo fermati per riuscire a ripristinare il sito. Quindi cercheremo di farvi avere il prima possibile quello che giustamente dovete vedere. Portate pazienza, vi ho già detto, è successo un crash interno che in qualche modo ci stava facendo immaginare che c'era qualcosa che non funzionava, motivo per cui stavamo già lavorando al sito, ma non ci ha dato il tempo di finirlo, quindi ci siamo trovati un po' sprovvisti. Però noi che stiamo lavorando appunto sulla stabilità della nostra energia, abbiamo dato prova in questo caso, nessuno ha perso la testa di noi, ma tra l'altro ho visto una risposta bellissima anche da parte vostra, perché nessuno, almeno che mi risulta, non so Narita se mi vuole sbugiardare adesso, ma non mi risulta che nessuno abbia premuto, anzi mi sembra che le persone siano assolutamente gentili nel rispondere a quello che stiamo chiedendo, quindi gentilissimi tutti, grazie infinite per la pazienza che avete in questo momento. E qualcuno che magari al mio numero personale avrà notato che rispondo con un giorno e mezzo di ritardo, portate pazienza, ma veramente non ce n'è per nessuno. Siamo in riparazione, se qualcuno non aveva capito, siamo in riparazione, ma lo sapete anche voi, immagino, soprattutto chi ha fatto. Soprattutto chi ha fatto lo sblocco, perché questo. Ma vedo che qua la connessione, ma speriamo bene. Allora, vi stavo dicendo, questo sblocco della famiglia è stato. Io volevo caricarlo un po' meno, però insomma, abbiamo fatto abbastanza, direi molto, direi molto, direi. Se ne sono accorti tutti che abbiamo lavorato veramente. Per quanto mi riguarda. Buonasera a tutti. Per quanto mi riguarda, posso dire che è stato veramente potentissimo, ha mosso delle cose che erano ferme veramente da una vita
E quindi benissimo. E quindi è stato veramente forte. Sappiate che stiamo rispondendo a chi ha dubbi se quello che sta accadendo è tutto normale. Scrivete tranquillamente perché la mail funziona. Scrivete anche semplicemente a segreteria@alessandrabarbieri.com che Anna Rita mi gira subito perché abbiamo risposto a tutti, per cui tranquillamente se avete dubbi, vi state chiedendo se quello che sta succedendo è normale. Probabilmente sì, perché è stato uno sblocco, abbiamo mosso delle cose molto 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 forti, per cui insomma tante persone hanno proprio riscontrato nel loro vissuto quello che abbiamo, il lavoro che abbiamo fatto. Quindi ciao Chiara, e quindi siamo qua adesso a parlare, stringo perché questa sera il piatto è ricco, per cui ho tante cose da dirvi. Partiamo innanzitutto dalla parte astrologica. Partiamo dalla parte astrologica. Prima vi ho annunciato che parleremo anche della Luna. Perché? Perché tutti stanno parlando di Marte che è entrato in Gemelli, bellissimo. Tra l'altro a me piace Marte in Gemelli perché, beh, io poi ce l'ho dopo in Quinconce, quindi mi va più che bene. Ma Marte in Gemelli indica il fatto che c'è il coraggio di parlare. E quindi partiamo innanzitutto da questo aspetto, no? Da questo coraggio di dire la propria opinione, magari su un qualcosa che è rimasto lì da tempo, un qualcosa che è rimasto un po' incastrato lì da tempo e che magari fino a questo momento non si è avuto il coraggio di dire. Ecco, i segni che potrebbero dirlo in maniera non esattamente carina e gentile potrebbero essere il Sagittario che invece ce l'ha qua, il Pesci. E dall'altra parte la Vergine, quindi questi tre segni potrebbero dirlo magari con un pelino di accelerazione, perché Marte, ricordiamoci che è il dio della guerra, volente o nolente, insomma, no? Quindi potrebbe essere che questi segni magari gli scappi quel click in più con un pelino di fuoco, ecco, quella. Una piccola mitragliata prima, poi magari che se avete fatto i workout siete in grado poi di rientrare, ma se non li avete fatti potete partire semplicemente di mitragliata e tanti saluti. Quindi per tutti gli altri invece dovrebbe esserci il coraggio di dire la propria in maniera abbastanza tranquilla e serena, cioè con la forza però, con la forza e anche con la decisione di voler anche chiudere, no, delle situazioni che si potrebbero essere o che erano rimaste lì ferme da tempo. Ecco che questo Marte in Gemelli fa venire veramente voglia di dirla, sta cosa, no? Finora ho sempre detto di sì e questa volta dico di no, ma come? No. Perché? Perché magari do anche la risposta, però intanto è un bel no. Oppure ho sempre detto di sì per paura e questa volta prendo coraggio e dico sì. Ma dai, non ci credo, non hai mai detto sì a sta cosa. Stavolta sì. Ok, quindi abbiamo proprio questa energia che si muove e che dà la possibilità, ripeto, di rispondere in maniera forte ed energica. Chiaro che qua c'è allora, Samantha giustamente dice con consapevolezza, giusto, con consapevolezza, però la consapevolezza, io lo ribadisco 1,5 milioni di volte, poi sarà l'argomento sulla quale parliamo quando parliamo di donne, la consapevolezza non è che si raggiunge perché siamo belli, cioè la consapevolezza si raggiunge se si lavora su di sé, perché la consapevolezza non è una cosa che si ha di default. A differenza dell'intelligenza, per esempio, che può essere un talento di nascita, la consapevolezza è una cosa che va allenata. Perché noi stiamo facendo tutto il lavorone con il metodo dei 9 talenti, con i workout sulla quale continua a spingere? Perché la consapevolezza va allenata, non ti viene spontanea. A differenza invece di altre cose, quindi anche se cioè un Marte in Gemelli che appunto dà la possibilità di avere il coraggio di parlare, se io sono piena di rabbia, quel coraggio diventa un'offesa, magari diventa uno sfogo e quindi passi dalla parte del torto. E invece di portare a casa i risultati che si volevano portare a casa, si arriva agli scontri. Quindi questo è il punto, quello di imparare a gestire le emozioni. Frase che mi sentirete dire alla nausea.
Ma oltre a questo Marte in Gemelli, della quale parlano molti, e non sono certo solo io, c'è anche un transito più che si nota meno, ma che ha un suo effetto importante e una sua importanza, cioè una sua sottile scia. E poi, proprio in base a questo transito, mi aggancio al discorso del femminile. C'è una luna che sta transitando, scusatemi, giro un attimo perché ho bisogno di vedere. C'è una luna che sta transitando, parte e tocca tutta una serie di pianeti in scia. Quindi mi parte da Plutone in Capricorno, poi passa a Saturno in Sagittario, Saturno in Acquario, Giove in Acquario, Mercurio in Acquario, va su Venere in Pesci, Sole in Pesci, Nettuno in Pesci e poi passa su Chirone. Perché è importante questo transito? Perché che cosa ci racconta? Che cosa ci viene a parlare di una cosa importante, di una riparazione, di un momento nella quale questa luna ha bisogno di rivedere tutta una serie di cose, della quale non ha questo sentore che c'è qualcosa che bisogna riaggiustare, ma non ha capito bene cosa. È un lavoro che un po' questa luna sta continuando a fare. Questa luna sottilmente lei passa, la luna è il transito più veloce, no? Per cui gli si dà retta, fra virgolette, fino ad un certo punto e di solito si canzona anche dicendo sei lunatica, sei lunatico, perché cambi, no, velocemente. Invece la luna è un aspetto estremamente importante. Se voi pensate che, per esempio, gli antichi contadini, ma io penso anche solo a mio padre, quando c'era mio padre, quando faceva l'orto, lui guardava le lune, perché la natura si basa proprio sul ciclo lunare. Questa luna che passa sopra tutti questi pianeti ci viene a dire: siamo al punto giusto, stiamo facendo le cose giuste, ma soprattutto passando sopra i pianeti pesanti, dice: ok, ma questa regola, questa cosa nella quale tutti siamo dentro e dentro le quali ci stiamo continuando a muovere, sono giuste, sono corrette, sento che è giusto quello, cioè quello che vedo o quello che mi viene detto oppure no. C'è una sorta di sentire che qualcosa non sta andando esattamente per il verso giusto, c'è qualcosa che sottilmente ci chiede di alzare le antenne. In che senso però alzare le antenne? Iniziare ad ascoltare dentro ciò che sentiamo, giusto o non giusto, corretto o non corretto, ma non con la testa. E questo lo penso, lo dico a tutti, è proprio un imparare a sentire. Avverto però, io che ho anche una scuola esoterica, e magari chi mi segue lo sa, che la prima cosa che mi fa morire dal ridere con le prime volte quando incontro le persone, i primi momenti, no? Perché ovviamente chi arriva ha dei talenti di solito che ha già riscontrato, no? E allora mi dicono: io sento, tu senti cosa? Bisogna imparare a sentire, perché anche il sentire va allenato, perché siamo talmente abituati a sentire con la pancia, ma non è quello il vero sentire. Il sentire è quando sei riuscito a sganciarti dai bisogni, ok? E da quello che è il nostro, quello che vuoi sentire, che è un pochino diverso. Quindi questa luna è come se ci volesse portare a una conoscenza ancestrale che sta dentro di noi, cioè il nostro corpo sta cominciando a dare dei segnali. Il nostro corpo che segue il ciclo lunare sta cominciando a dare dei segnali e mette degli allarmi. Attenzione, attenzione, c'è qualcosa che non quadra. Nel generale, nella nostra vita generale, nelle nostre vite in particolare, ci sta mettendo una sottolineatura che c'è qualcosa che non va. Allora, questo sentore noi non lo dovremmo lasciar passare come semplicemente un fastidio. E qui mi aggancio alla festa della donna, perché questo è un punto essenziale.
della quale vorrei parlare, il femminile, che il femminile non è solo donna. Il femminile è un aspetto che abbiamo dentro tutti quanti, è un aspetto umano. L'uomo e la donna sono fatti di energia maschile ed energia femminile. Questo lo insegna il Tao, ma lo insegnava con Lao Tzu in epoche veramente antiche. E l'uomo se ne è dimenticato. Perché? Perché adesso le persone sono abituate a basarsi solo su quello che è scientificamente provato. Allora va bene basarsi su tante cose, su quello che è scientificamente provato, ma attenzione, che limitarci a basarci solo ed esclusivamente sullo scientificamente provato ci sta portando molto probabilmente fuori strada su tante cose. E questo momento storico, secondo me, ci mette veramente di fronte a un bivio. Ma siete sicuri che state andando nella strada giusta? Siete sicuri che il ragionamento che state facendo sia proprio quello giusto? Perché questo, anche questa scia di luna che passa sopra i pianeti potenti, come a dire siamo sicuri, siamo sicuri, siamo sicuri. È come se ci fosse dentro un allarme che è scattato e che non ha voglia di non essere ascoltato. E qui, ripeto, mi porto dentro il discorso della festa della donna, oramai. C'è talmente tanta scissione dalla parte sensibile di noi, dalla parte che è in grado di ascoltare le emozioni e attenzione, dalla parte che è capace di gestire le emozioni. E sto sottolineando delle parole in maniera piuttosto importante per un motivo semplice. Parliamo di violenza. La violenza nasce per me. È un per me che ha tanti perché. E sto scrivendo un libro sulla violenza e sto contattando tante persone che l'hanno subita, tante persone che hanno lavorato con tante persone, ok? Quindi ho veramente una grande, adesso ho tanta documentazione rispetto a questo discorso. La violenza per me nasce fondamentalmente dal fatto che le persone non sanno gestire le emozioni. Perché la maggioranza delle violenze in realtà non accade per strada, ma accade in casa. La violenza fondamentalmente è un problema dentro le case, non è dello sconosciuto. La percentuale di violenza ad opera di sconosciuti è minima. La principale è opera di persone che fanno parte magari del tuo nucleo familiare. Ma attenzione, attenzione, che c'è anche un altro discorso. Non parliamo solo della violenza sulle donne, perché in realtà il problema è molto più generale, della violenza in generale, della violenza, il cyberbullismo, ma anche semplicemente della violenza che vivete giornalmente dentro i luoghi di lavoro o per le strade, perché questa è una società fondamentalmente violenta. Perché è violenta? Perché il femminile non è ascoltato. Ma che cos'è il femminile? È la parte sottile dell'umanità. Viene vista come inutile. E a riprova di questo, e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, è che guarda caso si è lasciato aperto solo quella sono state lasciate aperte solo le attività che vengono ritenute indispensabili e chiuse e non permettono di lavorare a tutta una serie di attività che vengono ritenute inutili. Io sto parlando con una serie di professionisti, da psicologi, osteopati e via di seguito per un progetto che abbiamo in mente, e queste persone mi stanno dicendo che in questo momento non hanno mai visto le persone in difficoltà come in questo momento. Allora, siamo proprio sicuri che queste attività non sono così inutili? Siamo veramente sicuri che tutto questo, quello che è appunto il benessere, sia inutile? Punto di domanda. E
Seconda cosa, siamo veramente convinti che anche il problema della malattia, perché adesso parliamo anche di quello, ma non dei virus o cose, del benessere o malessere, anche fisico, siamo sicuri che sia perché ci sono le malattie o è un pessimo stile di vita? Poi ci sono le malattie, non è che adesso vogliamo negare quello. Ma sto dicendo, se in 100 persone, 95 persone vivono in maniera iperstressata, insoddisfacente, si ammazzano di cibo, bevono per non sentire le emozioni o si fanno di coca, scusatemi, perché alla fine non vogliamo capire che è chimica anche quella, ok? Se questo accade nella maggioranza della popolazione, mi volete dire quando arriva effettivamente un problema biologico, che cosa fa sulla popolazione? Siamo proprio sicuri? Siamo proprio sicuri che sia così poco importante il femminile? Siamo sicuri di questo? Perché quello che io vi vorrei far capire è che la festa della donna, la donna, non è importante solo perché, poverina, dai, diamogli una pacca sulla spalla, che anche lei ha la sua importanza. Non è questo il punto. La realtà dei fatti è che il femminile è importante esattamente quanto il maschile e il fallimento di questa bruttissima società, perché questa è una società fallita. Mi potete dire quello che volete, ma questa per me è una società che è già morta. Questo perché sta accadendo? Perché non si dà valore e onore al femminile e le persone non gestiscono le proprie emozioni. Non gestendo le proprie emozioni, continuano a danneggiare se stesse e continuano a danneggiare l'ambiente intorno a loro, e da qua nasce la violenza, nasce il cyberbullismo, nasce il tuo capo che ti fracassa tutto il fracassabile quando vai al lavoro, ed è perché il femminile non è onorato. Quindi oggi che è la festa della donna, io gli auguri li faccio a tutti, alle donne, ma anche agli uomini. Auguro a tutti voi di ritrovare la vostra parte femminile e di tornare a capire quanto importante è. E questo è l'augurio personale che io faccio a tutti voi, perché anche ai signori maschietti che vedo presenti, e vi ringrazio e vi saluto, quante consulenze ho fatto con voi che magari non riuscivate a esprimervi nel lavoro o avevate difficoltà nelle relazioni, perché finché non sono in comunicazione le parti interne, per forza che non riusciamo poi a esprimerci correttamente con il mondo intorno. Per cui non è, dobbiamo smetterla di pensare che la festa della donna sia, ma dai, poverine le donne, che è arrivato il momento di fargli un applausino anche loro. No, non è quello. La realtà è che la festa della donna deve diventare un momento di riflessione dove ognuno di noi ci chiediamo: ma il mio femminile, quanto lo sto ascoltando? Quanto sto ascoltando sta roba? Ok. E questa è la prima parte, ma c'è la seconda perché non è finita, oggi ne ho per tutti. Perché poi c'è effettivamente la parte delle regole, la parte legale, la parte delle regole che sono scritte nei nostri statuti, nelle nostre costituzioni, nelle nostre leggi. Allora, partiamo innanzitutto da un punto, che questa festa nasce da alcune vittorie che le donne effettivamente hanno portato a casa e quindi va onorata, va rispettata, quindi in qualche modo va festeggiata perché va ricordato. Anche se io sono pienamente d'accordo che i miei diritti dovrebbero essere, cioè non ci dovrebbe neanche essere un motivo di discutere dei miei diritti, onestamente. Però purtroppo, e nel mondo lo si vede, c'è ancora tanto, tanto, tanto visibile il fatto che questi diritti non lo sono per tante donne. E
Anche qui nei paesi occidentali ci sono ancora un sacco di regole da sistemare per quanto riguarda le donne. In particolar modo, ed è sotto gli occhi di tutti, il fatto che quando una donna va a denunciare un pericolo imminente, non viene ascoltata. E questo è un problema, perché proprio durante questo studio, che ho fatto per il libro che sto scrivendo, che uscirà tra 10.000 anni, perché è un romanzo, e ora che lo finisco di scrivere ci vorrà tempo. Però durante questo studio una delle cose che mi ha impressionato è quante donne si sono viste negare, si sono viste minimizzare il pericolo che stavano vivendo, che poi in alcuni casi è sfociato, fortunatamente tutte quelle che io ho intervistato, appunto proprio perché io le ho intervistate, erano vive. Ma se vi raccontassi che cosa è successo e che cosa poi è successo anche a volte ai figli, ed era tutto evidente, era tutto, era chiaro che sarebbe accaduto, ok? È arrivato il momento di dire basta anche a questo. Okay, quindi il gradino che vorrei vedere successivo è quello di dire fermi, prendo intanto in considerazione quando c'è un pericolo di mettere in sicurezza innanzitutto, visto che si continua a parlare, visto che si continua a parlare di messa in sicurezza. Ecco, mettiamo in sicurezza anche le famiglie, visto che ci siamo dentro le mura domestiche. Però io faccio qui, la dico, faccio una proposta che spero diventi una proposta di legge prima o poi, perché non basta, non basta mettere in sicurezza la famiglia in quel frangente, perché poi il problema rimane ed è il problema che ho detto precedentemente, è il problema della gestione delle emozioni. Quindi, benissimo, metto in sicurezza la famiglia e proposta di legge, obbligo a seguire un percorso per imparare a gestire le emozioni, tutti i componenti, ovviamente i piccoli li lasciamo, ma gli adulti fanno un percorso per imparare a gestire le emozioni. Perché una cosa che io ho visto anche in tanti anni di consulenza è che le emozioni sono la cosa più complessa da gestire. Le persone al giorno d'oggi non sono allenate a gestire le emozioni e quindi le donne stressano oltre il dovuto, perché bisogna dirlo, perché poi io continuavo a dire alle donne quando mi venivano davanti: ma ragazza mia, ma tu non puoi continuare a martoriare una persona in questo modo, perché poi guarda che finisce che le cose si trascinano, diventano pesanti, ok? Come però succede anche che magari il lui o la lei di turno, cioè il lui di turno, magari di fronte a un rischio di essere lasciato o cose del genere, vada via di testa. È quello che chiamano momento raptus, o raptus un corno, perché nel momento in cui mi hai ammazzato, alla fine può essere anche un raptus, ma intanto io sono morta. Quindi la gestione delle emozioni. Non ci sono altre vie per risolvere questo problema, se non la gestione delle emozioni, fatta come prevenzione dalle ASL, non dalle persone esterne, dalle ASL. Hai un problema, hai male al cuore, benissimo, vai a farti, ti do le pastiglie, vai a farti la visita dal cardiologo, dopodiché prendi e ti vai a fare anche 7 sedute al consultorio per imparare a gestire le tue emozioni, perché è evidente che se hai male al cuore, unico organo che non si può ammalare, non sai gestire le emozioni. Hai male alla pancia, uguale, hai male. Beh, così pian pianino si fa un lavoro su tutto il territorio per imparare a gestire le emozioni e vedrete che calerà veramente il numero di vittime. Non solo le donne, vittime in generale, perché la violenza è frutto dell'incapacità di gestire le emozioni. Quindi oggi per la festa della donna io vorrei lanciare questa proposta pratica, oggettiva. Ripariamo le emozioni, torniamo a dare valore al femminile e capiamo che il problema di questa bruttissima società moderna
È perché il femminile non è valorizzato. Perché non è con la moda che si valorizza il femminile, ma è con il sentire. La moda va bene, ma non è quello il femminile. Il femminile è il saper cogliere, il saper sentire. Quindi spero vivamente di avere lanciato di avere anche un po' rotto le scatole, se volete. Mi sta benissimo. Spero di avere dato degli spunti di riflessione e mi auguro vivamente che questi momenti, che sono momenti bui, ci servano veramente per uscire dal pantano in cui ci siamo infilati tutti insieme. Un abbraccio a tutti, buona festa della donna, quindi a tutti a questo punto, al vostro femminile. Auguro di rinascere, anche perché dal 14, scusatemi che mi ero dimenticata di dirvelo prima, che dal 14 questa luna si porta in una situazione di apertura, per cui questo momento in cui vi sentite particolarmente chiusi dovrebbe aprirsi. E vi auguro quindi di vedere nuovamente l'orizzonte, ma questa volta un orizzonte con una mano nel cuore, un orizzonte che sa anche ascoltare dentro, non un orizzonte che cerca solo di fuggire, un orizzonte che sa anche ascoltare. Un abbraccio a tutti!